Vediamo come disegnare dei triangoli con SketchUp ripetendo la stessa procedura che si fa col disegno manuale. Allora, come prima cosa mi vado ad impostare il programma per lavorare in centimetri. Quindi vado su Finestra, Informazione Modello, nelle unità di misura vado a scegliere i centimetri e metto una precisione di mezzo centimetro in maniera tale che il mouse scatta a intervalli di mezzo centimetro, quindi diventa più facile disegnare a mano senza dover scrivere ogni volta le misure. Per confermare devo fare invio con la tastiera. Ora vado con una vista dall'alto, quindi vado sulle casette, vista dall'alto, poi con la mano, con la manina panoramica, mi sposto l'origine degli assi nell'angolo in basso a sinistra. Ora mi disegno il mio foglio da disegno che è 33 x 24 centimetri, quindi clicco sullo strumento rettangolo. Quando dico clicco, bisogna cliccare col tasto sinistro del mouse e rilasciarlo. Quindi clicco nell'angolo in basso a sinistra, mi sposto, riclicco e faccio una misura a caso che andrò poi a correggere. Come la correggo? Scrivendo 33 punto e virgola 24, cioè il punto e virgola separa le due dimensioni del foglio. Invio per confermare. Vedete che il foglio è stato rimpicciolito, è stato fatto praticamente nella misura desiderata. La grandezza più piccola o più grande dipende ovviamente dalla distanza da cui visualizziamo l'oggetto. Per visualizzare l'oggetto, diciamo, su tutto lo schermo a disposizione, vado sulla lente di ingrandimento con le tre freccette. E in realtà che cosa succede? Che mi visualizza sia l'omino che il mio disegno. Quindi l'omino mi dà fastidio perché il disegno è molto piccolo rispetto all'omino e lo vado a cancellare. È un oggetto come gli altri e lo cancello. Quindi ripeto il comando zoom estensioni e a questo punto, diciamo, il foglio viene visualizzato interamente all'interno dello schermo. Anche questa, il pannello predefinito lo posso chiudere perché non mi serve al momento. Si attiva poi su Finestra, pannello predefinito, mostra pannello eventualmente, quindi lo possiamo chiudere. Se ci serve riattivarlo, vado su Finestra, pannello predefinito, mostra pannello. Quindi ora per ora lo chiudo. Ecco, questo è il mio foglio. Ora mi vado a fare, come è fatta la squadratura, un contorno a 1 cm di distanza all'interno. Per fare questo uso il comando offset, che è questo qui. Quindi clicco su Offset, nel momento in cui vado sul mio foglio, vedete, si evidenziano questi puntini, io clicco in un punto qualsiasi e mi sposto. Ecco, posso spostarmi e digitare la misura dello spostamento, quindi 1 cm, oppure disegnare a caso e poi correggere uno invio. Questa è la mia, diciamo, la mia squadratura che a mano andrò a fare con le diagonali, con basso 9,5, eccetera, eccetera. Ora me lo divido in quattro parti. Per dividerlo in quattro parti prendo lo strumento linea con la matitina. Quindi linea, vado verso il centro del foglio e vedete che a un certo punto il quadratino rosso diventa un cerchietto che mi indica che sto prendendo esattamente la metà della linea. Quindi vado da metà. Vado verso il basso fino all'altra metà e la conferma ce l'ho dal fatto che, diciamo, la linea viene evidenziata con un colore verde che significa che è parallela all'asse verde, che sarebbe l'equivalente dell'asse Y. Quindi clicco, quando clicco, ripeto, tasto sinistro del mouse senza tenere premuto, clicco e rilascio e poi vado a fare la stessa cosa da questo lato, dalla metà fino alla metà dall'altra parte. Vedete, adesso la linea è rossa perché è parallela all'asse orizzontale, potremmo definire come l'asse X. Adesso, qua sopra, mi voglio fare uno spazio di 1 cm dove andare a inserire il testo dei disegni che andrò a realizzare. Come faccio a misurare 1 cm? Quindi a mano prenderò la squadretta, faccio un puntino qua, un puntino qua e unisco. Qui posso usare lo strumento misura, che è questa rotella. Quindi strumento misura, clicco sulla linea,
rispetto alla quale voglio misurare un centimetro, clicco e vado verso il basso. Anche qua vedete il fatto che ho impostato lo snap a mezzo centimetro, il cursore mi scatta intervalli di mezzo centimetro, quindi mi facilita un po' il compito anziché scrivere. Posso digitare insomma in maniera più rapida la distanza. Nel caso non avessi impostato lo snap a mezzo centimetro, lo posso sempre scrivere. Quindi potrei fare per esempio una misura a caso e poi scrivere 1, invio e viene corretto. Oppure è molto più, faccio 1 e mi creo questa distanza. Dopodiché con la matita vado a ripassarmi questa linea da qui a qui. Quindi uso sempre il tasto sinistro del mouse. Queste qua che sono linee guida, sono delle linee di costruzione, chiamiamole così, le posso cancellare o con la gomma oppure modifica, elimina guide. Ora vogliamo disegnare un triangolo isoscele data la base di 6 cm e i lati di 8. Quindi innanzitutto mi scrivo il titolo e userò lo strumento testo. Mi conviene agganciarlo nell'intersezione di queste due linee. Con la rotellina posso zoomare, ingrandire e ridurre la visualizzazione. Quindi clicco e mi sposto e decido dove andare a collocare il testo. Clicco di nuovo e a questo punto posso scrivere, quindi triangolo isoscele con base 6 centimetri e lati 8 centimetri. Poi riclicco un'altra parte dello schermo, ecco qua, il mio testo è stato inserito. Ora come faccio a disegnarmi la base di 6 cm? Prendo la strumento linea, che è la mia matita, vado nella parte bassa del disegno e visto che ho impostato diciamo il salto del mouse a mezzo centimetro, praticamente vedete qua in basso io vado a leggere le misure. Quindi posso arrivare fino a 6 e fermarlo. Nessuno mi vieta di scriverlo con la tastiera, quindi anche se io vado, faccio una linea di 8, in questo caso di 8,50, poi scrivo 6, invio, la misura viene automaticamente corretta. Quindi decidete voi come fare. Ora mi devo col compasso a mano, che cosa dovrei fare? Puntare il compasso qui, apertura 8, e tracciarmi un arco di circonferenza. Qui lo traccio con lo strumento arco. Quindi lo strumento arco devo indicare dove vado a puntare il compasso e faccio il primo clic, ripeto il clic, il tasto sinistro del mouse che premo e rilascio immediatamente. Primo clic, poi vado in prossimità del punto da cui vorrei iniziare a tracciare quest'arco e controllo anche la lunghezza qua sotto che sia 8, o altrimenti scriverò io 8, invio. Vedete che il quadratino, il rombetto che c'è adesso, il quadrato che c'è adesso, facendo 8 invio, diventa un cerchietto. Significa che ho forzato questa misura. Adesso mi muovo verso destra, in questo caso, e vado a realizzare l'arco. Di nuovo vado sullo strumento arco, lo punto, cioè vado diciamo il centro dell'arco è nell'altro estremo della base. Poi misuro 8 centimetri, quindi lo posso fare leggendo in basso gli 8 centimetri, leggendo qua sotto 8. Clicco da dove voglio iniziare a tracciare, mi muovo, altro clic. Quindi ogni volta per disegnare l'arco sono 3 clic. Il primo dove vado a puntare l'arco, il secondo all'apertura, il terzo dove finisce l'arco. Ora che devo fare? Unisco questo punto con la base, come lo unisco con lo strumento linea. Quindi linea da qui a qui e da qui a qui. E ho fatto il mio triangolo isoscele con lato 6 e 8. Se vogliamo controllare
volessimo controllare le misure, col metro da qui a qui ho 6 e da qui a qui ho 8 centimetri, quindi tutto a posto. Adesso andiamoci a fare un triangolo invece, quindi di nuovo prendo il testo qua in basso, qua sulla sinistra, lo vado ad agganciare qui, lo metto all'incirca, occhio, al centro della riga e vado a scrivere triangolo equilatero dato il lato di 7 centimetri. Clicco in un'altra parte dello schermo, ho sbagliato a scrivere. Ecco, se voglio correggere, clicco sul testo due volte e vado a correggere. Poi cliccherò fuori per confermare. Triangolo equilatero dato il lato di 7 centimetri. Quindi prendo lo strumento linea, quindi la matita, vado qua sotto e come ho fatto prima posso o disegnare 7 leggendo la misura qua in basso, 6, 7, oppure vado a fare una linea qualsiasi, nel caso non avessi impostato lo snap a mezzo centimetro, vado a fare una linea qualsiasi e poi con 7 invio la vado a correggere. Di nuovo adesso prendiamo lo strumento arco, quindi che sarebbe il mio compasso virtuale, lo vado a puntare nell'estremo del segmento. L'apertura questa volta è uguale alla misura del lato, quindi di 7, e mi vado, quindi faccio il secondo clic e mi vado a tracciare un arco fino a qua sopra. Stessa cosa faccio dall'altro lato, primo clic nell'estremo destro, il secondo clic nell'altra estremità del lato, quindi apertura 7, e poi vado a farmi l'altro arco in maniera da intersecarli. Fatto questo, con lo strumento linea vado ad unire la base con questo vertice, la base, e ho fatto il mio triangolo equilatero di 7 centimetri. Qui adesso facciamo un triangolo invece, triangolo rettangolo dati i cateti di 10 e 7 centimetri. Finito di scrivere, clicco fuori e confermo. Allora, mi vado a fare prima il primo cateto di 10 centimetri, anche qua posso leggere la misura nell'angolo in basso a destra, 10, oppure la vado a disegnare e poi correggo. In questo caso la leggo, è 10 centimetri, clicco e ho finito. Ora dall'estremo di sinistra mi vado a costruire la perpendicolare da un estremo. Come faccio? Prendo sempre lo strumento arco, che sarebbe l'equivalente del mio compasso, punto in questo estremo, apertura a piacere, in questo caso la facciamo di 3 centimetri, e vado a farmi un arco fino verso la fine del foglio. Dopodiché punterò in questo punto, sempre apertura di 3, e vado a farmi un altro arco fino a intersecare il precedente. Poi di nuovo punto in questo nuovo punto qua, apertura 3, quindi lo leggo sempre nell'angolo in basso a destra, e vado a farmi un altro arco. Poi punterò in questo punto ultimo che ho ottenuto, sempre apertura 3, e mi vado a fare un altro arco qua sopra e poi ripunto dove era prima. Potevo farlo già da prima prolungando quest'arco qui e mi vado a fare un altro arco in maniera da intersecare il precedente. Ora, se la costruzione è venuta fatta bene, io unendo
questo estremo con questo punto e prolungando dovrei avere la perpendicolare dall'estremo di sinistra. Quindi mi vado a fare questa linea di una lunghezza a piacere. Ovviamente qua potrei farla direttamente di 7 cm, ma noi replichiamo la procedura che si fa a mano. Ora a questo punto che cosa so? So che questo cateto, questo è 10, l'ho disegnato di 10, questo qua l'ho disegnato a caso e io invece voglio che sia 7 cm, quindi prendo il coniometro, il compasso a mano, lo punto qua sotto, apertura 7 e mi vado a fare un arco fino a intersecare la perpendicolare che ho costruito in precedenza. Ecco, questo sarà l'altro estremo del triangolo che andrò ad unire con la base e ho fatto il triangolo con un cateto di 10 cm e di un cateto di 7 cm. Infine mi vado a fare un triangolo rettangolo, quindi riprendo lo strumento testo, lo aggancio qui, triangolo rettangolo, dati cateto dieci centimetri e ipotenusa 12 cm. Quindi, come procedo? Mi vado a fare il cateto di 10 cm nella parte bassa del mio riquadro, quindi abbiamo detto 10 cm, ripeto, lo posso scegliere o se ho impostato lo snap a mezzo centimetro guardandolo qua in basso, oppure faccio una linea a caso e poi la vado a correggere, 10 invio. Ecco, adesso la perpendicolare questa volta la vado a costruire così per cambiare dalla parte dal vertice destro. Quindi prendo il mio arco. Punto, quindi clicco sull'estremo di destra, apertura a piacere 3,50, ma se no sembra che non sia a piacere, 3,50 e mi vado a fare un bell'arco ampio. Quindi qua per finire clicco di nuovo, poi di nuovo primo clic nell'intersezione dove andrei a puntare il compasso, quindi dove è il centro dell'arco, poi apertura 3,5, 3,5 e mi vado a fare l'altro arco. Poi punterò qui di nuovo, apertura 3,5 e questa volta, visto che ho capito che mi serve un arco che deve arrivare qua sopra, lo vado a fare subito anziché farne due come ho fatto in precedenza. Vado a farmi un arco fino a qua sopra e poi da qui l'ultimo, sempre apertura che sarà a piacere la prima volta, però ho scelto 3,5 e poi deve essere sempre la stessa, quindi in questo caso 3,5, ma è un'apertura a mano, la prenderemo a piacere. A questo punto unisco l'estremità con questo punto e prolungo fino a sopra. Quindi su questa linea si troverà l'altro vertice del mio triangolo. A che distanza si trova? Non conosco la distanza su quest'altro cateto, ma conosco l'ipotenusa. Quindi prendo l'arco, punto nell'estremo di sinistra. Abbiamo detto che l'ipotenusa è 12, quindi apro di 12, eccolo qua. Vado a fare un arco dove l'arco interseca la verticale che ho fatto, la perpendicolare che ho disegnato poco fa, quindi in questo punto, qui ci sarà il vertice del mio triangolo. Quindi unisco questo punto con questo qua e ho fatto il triangolo con cateto di 10 e ipotenusa di 12. Andiamo a verificare col metro, misuro da qui a qui, questo deve essere 12 e da qui a qui questo è 10. Di conseguenza questa invece sarà una misura a caso 6,63. Ok, abbiamo finito. Questo è il disegno dei vari tipi di triangoli.